E ben trovati con l'informazione di TRM H24. In primo piano il tempo della pace è ora. Bari dice no alla guerra insieme ad altre 6 città italiane per risvegliare le coscienze e richiamare l'attenzione sulla drammatica realtà dei conflitti che continuano ad insanguinare diverse parti del mondo. Vediamo. Occhio per occhio e il mondo diventa cieco, diceva Gandhi. Ma Bari non ci sta. Bari gli occhi non vuole chiuderli e oggi, insieme ad altre 6 città italiane, grida no alla guerra, ma ancor più forte, grida sì alla pace. Un grido collettivo di speranza, un invito alla solidarietà e alla fratellanza, affinché la pace non resti un ideale lontano, ma diventi una responsabilità concreta. La guerra è distruzione, la guerra è morte, mentre la pace è vita, è dignità, è lavoro. Siamo qui per manifestare, per credere in un mondo di pace, per lasciare ai nostri figli un futuro migliore. Chiediamo a tutti di essere sempre partecipi della vita del nostro paese, di contribuire alla democrazia nel nostro paese, perché solo questo può fare la differenza anche nella determinazione della pace. Bari, città operatrice di pace, assume oggi un significato ancora più profondo. È il solco di una grande tradizione pacifista che nasce con Don Tonino Bello e ha visto tanti protagonisti di questa amministrazione. Noi oggi siamo qui in piazza insieme alle tante associazioni, la CGIL, per ribadire il ruolo della città di Bari come città costruttrice di pace. La pace non è solo un principio astratto, la pace è una cosa che va costruita manifestando anche il proprio dissenso rispetto a delle aggressioni che avvengono all'interno del mondo e che spesso non sono giustificate, e la pace si costruisce con fatica ma quotidianamente, passo dopo passo. Ci sono i valori della Costituzione che sono tanti: la libertà, la democrazia, l'eguaglianza, il lavoro, la solidarietà. E sono tutti collegati uno con l'altro, però ce n'è uno senza il quale tutti gli altri non possono venire, ed è la pace, perché se c'è la guerra salta la democrazia, salta l'eguaglianza, salta la solidarietà, salta il lavoro, salta tutto. Ecco perché penso che sia da irresponsabili non muoversi contro la deriva bellicista che sta travolgendo il mondo e in particolare l'Unione Europea e il nostro Paese. Il presidente Michele Emiliano all'evento per gli 80 anni di Confindustria a Brindisi. Per le dismissioni di Enel e della Chimica, la regione si muove con discrezione. Il prezzo non possono pagarlo i lavoratori. Sentiamo. Una lunga storia è quella di Confindustria che a Brindisi ha spento 80 candeline alla presenza del governatore pugliese Michele Emiliano. Il presidente per l'occasione ha tracciato un bilancio sulla dismissione della centrale Enel. La regione, ha spiegato, si muove con discrezione, ma di una cosa sono sicuro: il prezzo non possono pagarlo i lavoratori. Un momento molto delicato per il settore industriale della città di Brindisi. Si stanno incrociando una serie di minacce, chiamiamole col loro nome, sia nel settore chimico sia nella dismissione della centrale Enel, che ovviamente, se ben gestite, possono trasformarsi anche in grandi opportunità. Devo dire che ci stiamo muovendo in maniera discreta, nel senso che stiamo cercando di comprendere, sia da Enel, ma probabilmente anche dall'ENI, dalle altre grandi major della chimica, quali sono le loro intenzioni, perché nessuno pretende di modificare le loro strategie o, peggio, di indurli e costringerli a produrre in perdita, ma quel che è certo è che questi grandi gruppi, nel momento in cui devono ristrutturarsi, non possono far pagare il prezzo alla città di Brindisi. La cronaca aveva raccontato di essere stato stuprato e gettato sugli scogli di Santo Spirito. L'episodio di violenza con vittima, un 19enne, aveva sconcertato l'intero quartiere. Le indagini degli inquirenti però smentiscono il suo racconto. Avrebbe inventato tutto. Un 19enne di origini sudanesi, lo scorso 18 ottobre, aveva raccontato di essere stato picchiato e seviziato da un gruppo di 15 persone che lo avevano poi gettato sugli scogli a pochi metri dal porticciolo del quartiere Santo Spirito di Bari. Dagli esami effettuati in ospedale, però, non sarebbero emersi segni di violenza fisica.
Neanche le immagini di videosorveglianza della zona confermerebbero la versione dei fatti fornita dal ragazzo, che per questo motivo è stato denunciato dalla polizia per simulazione di reato. Era la notte tra il 17 e il 18 ottobre scorsi. Un pescatore trovò il 19enne con le mani legate con degli indumenti e una gamba incastrata tra gli scogli. Ai soccorritori il ragazzo aveva raccontato di essere stato vittima di uno stupro di gruppo a Santo Spirito. Gli operatori del 118 lo trasportarono all'ospedale San Paolo, dove fu attivato il binario rosa, il protocollo medico che garantisce un supporto immediato e adeguato alle vittime di violenza sessuale. Il protocollo prevede esami clinici tempestivi e accurati per raccogliere prove utili ai fini legali. Dagli esami, però, non sono emersi segni di violenza. Gli inquirenti hanno messo al vaglio le immagini delle telecamere della zona, che hanno smentito la ricostruzione fornita dal ragazzo. La vicenda aveva sconcertato il quartiere. La procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale per violenza sessuale e allo stesso tempo ha indagato il ventenne, accusandolo di simulazione di reato. E cambiamo argomento. Il delicato rapporto tra intelligenza artificiale e privacy impone regole e scelte etiche precise. A Foggia è intervenuto il presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali. Il tema è attualissimo e generatore di polemiche, prese di posizione, anche di steccati. L'Università di Foggia, per tramite di Valentina Cuocci, delegata rettorale agli affari generali, vi ha dedicato un seminario partendo proprio dall'esigenza di governare l'intelligenza artificiale. Sì, all'intelligenza artificiale, purché antropocentricamente orientata, cioè con l'intervento dell'uomo, in modo tale da vincere quello che anche il pontefice dice con l'algoretica, la algocrazia, il dominio degli algoritmi, che invece, ripeto, bisogna tenere sotto controllo. L'economia digitale ha ampliato il concetto di privacy, che deve rapportarsi alla connessione internet costante, all'uso appunto dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi, alla raccolta esponenziale di dati personali. Il discorso però è che devono convivere queste due realtà, quindi dire no all'intelligenza artificiale significherebbe fare il neo-laddismo, la contrarietà alle macchine. Invece bisogna assecondare questo sviluppo, però al tempo stesso i dati personali sono dei frammenti della nostra libertà, una parte della nostra identità e quindi vanno tutelati ad ogni peso. Come la cronaca di tutti i giorni, dai conti correnti ai suicidi dei giovani e così via, dimostra. Quindi consapevolezza quando noi sul computer diamo il nostro click, che significa consenso alla diffusione dei dati. Ricordiamoci che in quel momento stiamo immettendo nelle autostrade digitali una parte di noi stessi. Domenica, un momento importante per la città di Gravina in Puglia, la riapertura del ponte Acquedotto, evento che sarà trasmesso in diretta su TRM Network. Domenica 27 ottobre il ponte Acquedotto di Gravina in Puglia sarà riaperto al pubblico dopo i lavori di restauro e l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La cerimonia, che inizierà alle 18 con i saluti istituzionali, sarà trasmessa in diretta televisiva su TRM Network e prevede un monologo storico e la rievocazione di scene di vita popolare. Per concludere, l'accensione delle luci e uno spettacolo piromusicale che offriranno ai cittadini e ai turisti una vista suggestiva. Il ponte, ricordiamo alto 37 metri e risalente al 1686, subì un crollo a seguito del terremoto del 1722, fu quindi ricostruito dalla famiglia Orsini e trasformato in acquedotto per portare acqua in città, è da sempre simbolo e attrazione storica di Gravina. Sarà l'occasione per presentare i recenti lavori di restauro e consolidamento, sì, ma anche di illuminazione. È stato fatto sì un importante intervento per la valorizzazione, la fruizione del ponte stesso, ma al termine del censimento, tra l'altro sui luoghi del cuore, il FAE, ricordiamolo, che è il Fondo per l'Ambiente Italiano, ha deciso di sostenere il progetto di valorizzazione del ponte Acquedotto con interventi di illuminazione scenica e nel contempo appunto si sono stati fatti lavori per
la messa in sicurezza per il percorso pedonale. L'obiettivo era appunto rendere accessibile anche il secondo livello del ponte attraverso anche l'illuminazione scenografica che ne esalti appunto l'architettura senza alterare l'ambiente naturale. L'invito e la raccomandazione è quella di non mancare all'evento. È uno slogan che stiamo lanciando questi giorni. Approfitta della vista panoramica per mettere a fuoco la nostra meraviglia, e lo dico, si vede il ponte col cuore del Fai. E poi concludo dicendo: e tu ci sarai o te lo farai raccontare? Eruzioni del Gusto, Aliano, il Gal Percorsi e il Gal Lucania Interiore presenti alla sesta edizione della Borsa Internazionale del Gusto di Portici a Pietrarsa. Vediamo. Anche quest'anno Pietrarsa rinnova il suo appuntamento annuale con Eruzioni del Gusto, la Borsa Internazionale del Gusto, giunta alla sesta edizione. L'evento mira a promuovere il turismo enogastronomico, i prodotti agricoli, vinicoli e vitivinicoli dei territori vulcanici e non solo, valorizzando l'enogastronomia e l'enoturismo. Tra gli stand espositivi è presente anche la Basilicata, rappresentata dal Comune di Aliano, dal Gal Percorsi e dal Gal Lucana Interiore. Come da consuetudine, la kermesse è ospitata nei suggestivi spazi del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, una location che arricchisce l'esperienza dei visitatori, offrendo loro l'opportunità non solo di soffermarsi sulle degustazioni della vasta offerta enogastronomica, ma anche di immergersi nella storia delle ferrovie italiane. La sede espositiva è unica nel panorama nazionale e tra i più affascinanti musei ferroviari d'Europa, situata tra Napoli e Portici, proprio sul primo tratto ferroviario costruito nella penisola. Adagiato tra il mare e il Vesuvio, con una spettacolare vista sul Golfo di Napoli, il sito rappresenta un unicum in Italia, sia per la ricchezza dei materiali conservati, sia per il fascino della sua sede. L'evento, inaugurato ieri, si concluderà lunedì 28 ottobre. Oggi siamo qui al Museo Nazionale delle Ferrovie dello Stato di Pietrarsa, a questo evento organizzato dall'Associazione Oro Nero e Eruzioni del Gusto per promuovere i prodotti della Basilicata, dei GAL e in particolare del GAL Lucania Interiore e del GAL Percorsi, insieme alla partecipazione del Comune di Aliano, candidato a Capitale Italiana della Cultura per il 2027, e abbiamo portato i nostri prodotti del territorio, dai prodotti da forno, ai salumi, ai formaggi e all'olio dei calanchi e ai nostri peperoni. Siamo onorati oggi di essere qui nella città di Portici, che lega Aliano, la Basilicata, la Campania con due grandi personaggi del Novecento, Carlo Levi e Rocco Scotellaro, che proprio qui morì giovanissimo. E rimaniamo in tema gastronomia per parlare del campionato mondiale di pizza piccante. Anche la Puglia e la Basilicata presenti all'evento per mostrare le eccellenze e le professionalità del territorio. Record di partecipanti alle competizioni, decine di espositori commerciali, centinaia di presenze turistiche, momenti di inclusione dedicati al sociale, una vasta presenza sui media territoriali. Sono questi gli elementi salienti della 23esima edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante, organizzato dal Movimento Pizzaioli Italiani, andato in scena a Scalea martedì 22 e mercoledì 23 ottobre. Soddisfatti gli organizzatori per una edizione andata oltre ogni più rosea aspettativa. Infatti le competizioni, suddivise per categorie, sono state animate da pizzaioli professionisti provenienti dall'Italia e da India, Francia, Spagna, Gran Canaria, Bulgaria, Estonia, solo per citare alcuni paesi ospitati. Anche la Puglia e la Basilicata hanno preso parte a questo eccezionale evento, mostrando le eccellenze e le professionalità del territorio. 23 anni sono tanti, per fortuna ci siamo riusciti e ogni anno il campionato è sempre cresciuto anno per anno. Non è facile riuscire a mantenere in alto un campionato che oggi si presenta come uno dei campionati di pizza più longevi al mondo, quindi è uno dei campionati tra virgolette unico nel suo genere, perché comunque è di pizza, ma pizza piccante, quindi si contraddistingue da tutti gli altri campionati di pizza che ci sono in giro. Se la pizza non è il prodotto più consumato in Italia, ma nel mondo, e a me piace la semplicità,
perché realmente io penso che un campionato mondiale, ma qualsiasi campionato, il pizzaiolo dovrebbe portare una pizza che usa nella propria pizzeria, una pizza semplice. E effettivamente mi ha colpito una pizza semplice, che sopra c'erano due o tre condimenti, che c'era una spianata, un formaggio, un pomodoro semplice e un fior di latte fatto bene. Siamo già in fase organizzativa per il 25esimo anno, perché vogliamo festeggiare queste nozze d'argento con delle sorprese super. Ogni anno deve essere una startup diversa, deve essere un anno zero e deve essere l'anno zero che aiuta a crescere ogni anno. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci.